sono a King's Cross and Pancras, raga. Sto per prendere il treno perché questo weekend andrò a Nottingham e naturalmente vi porto con me. Siete pronti, raga? It's me, Samu! Bentornati a un nuovo episodio del vlog, raga. Sai che il treno sta per partire. Giusto, 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 giusto. Siamo quasi arrivati a Nottingham e ve ne accorgete perché vedete questi cosi giganteschi qua. Ora vado a ritirare la macchina e poi abbiamo un appuntamento. Arrivati a Nottingham, raga. Il primo appuntamento è con uno youtuber che probabilmente molti di voi conoscerete. Si chiama Mr. Nobody. Chiavi ritirate, andiamo in centro. Ok, ok. Avete mai guidato dall'altra parte, raga? Ricordate che in Inghilterra si guida. Ricordate che in Inghilterra si guida dall'altra parte, sì. Ogni tanto io me le dimentico. Tutti questi viaggi in Italia e in Inghilterra è capitato di guidare dalla parte sbagliata. Per fortuna non è successo niente. Non sarà poi la dieta, raga. E siamo andati a incontrare Mr. Nobody. Sta facendo conoscere e sta facendo molto molto bene. Metterò il link al suo canale. Non so se filmeremo la cosa, non so se ha voglia di essere filmato oggi. Andiamo all'appuntamento. Non so se l'avete visto prima, siamo dove c'è la statua di Robin Hood, quindi al castello di Nottingham. Dovevo incontrare una persona, molti di voi lo conosceranno, Mr. Nobody. Hello. Ok, per i pochi di voi che non lo conoscono, trovate il link qua da qualche parte. Uno degli youtuber italiani che... Sentiamo. Sì, lo so. Degli youtuber italiani che stanno crescendo di più in questo periodo. Secondo me che stanno facendo delle cose... Un giro in bicicletta matto. Ah, wow. Lui vive qua, da qualche parte, non diciamo dove. A un quarto d'ora da qua. Ah, ok. Mi ha fatto molto piacere incontrarlo, chiedergli un po' di informazioni, scambiare quattro chiacchiere. E quindi io ne ho approfittato per schiacciare il rec. Sì. Una delle cose più interessanti, secondo me, di Mr. Nobody, a parte il fatto che non svegli la tua identità, nessuno conosce la tua identità. No, a parte pochissimo, una cerchia ristretta di persone che scelgo. È veramente interessante perché nel mondo di oggi, dove tutti, io compreso, condividono tutto, tu hai avuto questa... È nato nel senso che il progetto è nato con l'intenzione di non condividere già la mia identità o quello che facevo parallelamente ai video su YouTube. Che è una geniale... Cioè, pensando ipoteticamente un giorno avere numeri molto più grandi, che avrebbe poi intaccato la mia vita privata. E in realtà è stata una mossa... Azzeccatissima. Azzeccata, perché così posso tenermi la mia vita privata per me e tutto quello che riguarda il mio progetto su YouTube, Mr. Nobody, sui social dedicati, che sono Instagram, dove possono contattarmi o dove mi potete contattare, o altri social, ma tutta la mia vita privata rimane al di fuori. No, è interessante. Poi c'è qualcosa all'interno dei video, o qualche cosina, perché uno non si può nascondere, trova, però, certo. Sì, però anche per stare tranquillo, una volta che spengo la fotocamera, che pubblico il video, io posso stare tranquillo di fare le mie cose senza essere magari riempito di messaggi, che ne so, sul mio Facebook privato, queste cose qua. Sì. Per chi non lo sapesse, vabbè, Mr. Nobody vuol dire signor nessuno. Sì. Quindi è un... Ma in realtà è nato il nome, perché me lo chiedono sempre, come Mr. Nessuno, perché la mia idea è che un Mr. Nessuno può fare le stesse cose che faccio io, che sono partito da niente. Quindi c'è una grande lezione. Ma in realtà l'idea è nata così, che poi sia un filosofeggiamento o semplicemente una bella storia, è così. Sta anche a livello di marketing, è molto interessante comunque, perché poi dopo lo sai che dopo ci si studia. In realtà all'inizio è stato tutti quanti quelli che mi conoscevano dall'inizio, era un hai sbagliato a scegliere questa cosa qua, perché MRNBD non funzionerà mai, però ho ragione io.
No, perché è una merenabed, non funziona, però una volta che viene fuori come marchio quasi te lo ricordi. Certo, ed è bello come poi dopo facciano poi magari sopra i ragionamenti o gli studi di marketing su cose simili, ad esempio, dove poi vanno, ecco, questo ha funzionato perché vanno a riconnettere tutte le cose quando in realtà, come dici tu, solo tu all'inizio pensavi sì. Che potesse funzionare. Le leggi del marketing eccetera dicevano il contrario, quindi è interessantissima questa cosa. Per quanto riguarda invece l'altra cosa super interessante secondo me è che tu fai principalmente questo, cioè tu ti dedichi questo inteso come... Nel senso che da quando è nato il progetto mi sta togliendo sempre più tempo questa cosa qua, nel senso che è una cosa positiva, nel senso che è nata come un racconto qualche cosa online al mi toglie la maggior parte del mio tempo, del soprattutto tempo. Magari la parte della pianificazione, è una roba che non si vede. Cosa dici tu a chi ti chiede cos'è questo progetto, cos'è il progetto Mr. Nobody, come glielo racconti, come glielo spieghi? Beh, è la stessa risposta che non si può dare, perché sono tutti questi lavori nuovi, sono tutte queste cose nuove di possibilità di fare robe e di viverci magari o di avere un buon bonus oltre al lavoro che fai, e non si può spiegare, nel senso che dipende da chi lo stai spiegando, perché se lo spiego a mia nonna devo spiegargli guarda faccio dei video che sono come sulla TV, ma non sono sulla TV, sono su YouTube, e devi fargli vedere che cos'è YouTube per farglielo capire. Se parlo a un ragazzo che ne ha 15 dico faccio video su YouTube, mi capisce già. Se lo spiego a uno di 40 anni devo spiegarlo in un'altra maniera ancora, quindi dipende dall'utente con cui parlo. Per i giovani diciamo che sei uno YouTuber, per i giovani glielo puoi vendere così, ma in realtà è molto di più di quello, perché ci sono più cose dietro, però sì. Assolutamente sì. Ultimamente i numeri sono cresciuti parecchio, diciamo. E come stai vivendo questo? Perché non butti fuori una canzone e dall'oggi al domani c'è un percorso. Sì, è un percorso che fortunatamente è stato graduale, piuttosto veloce, rimari parlando in questa nicchia di persone, sì. Però comunque graduale, per cui mi sono abituato alla cosa gradualmente. L'unica cosa a cui posso fare un po' più attenzione ora è all'utilizzo delle parole, di che cosa dico e che cosa condivido, perché è un'arma un po' più potente adesso. Prima potevo dire, non molta, però più influenza di prima, e quindi bisogna fare un po' più attenzione alle cose che si dicono, perché possono essere interpretate nella maniera sbagliata magari, e quello poi va appunto può causare a volte qualcosa di positivo, ma a volte qualcosa di negativo, che può essere semplicemente la perdita di pubblico o la perdita di un ipotetico lavoro futuro. E quindi è il andare a pensare un po' di più, a dosare un po' di più il contenuto che vado a raccontare. Molti anni fa, o qualche anno fa diciamo, era una cosa a cui avevi già pensato, che speravi, il fatto di avere un giorno una community così grande, di iniziare a essere riconosciuto, di iniziare a essere conosciuto come Mr. Nobody o... In realtà, sarebbe dire una bugia, no. Nel senso, sarebbe dire una bugia, no, comincio a fare dei video su YouTube e non voglio che mi segua nessuno, perché è una stupidaggine, certo, che ti raccontano per fare gli hipster del digitale. perché in realtà chi comincia a fare video vuole essere guardato. Assolutamente. Sarebbe una stupidaggine del contrario. Assolutamente sì. Però... Da lì a capire che eri su quella strada... C'è stato un processo, te lo raccontavo prima mentre bevevamo un caffè, che ci sono stati degli step, quindi dei cambiamenti, del fermarmi a pianificare il nuovo anno, un nuovo piano di azione per dire queste cose non funzionano più tanto bene, è meglio che le sistemi per farle funzionare meglio, e a quel punto vedo che funzionano, però poi non sono più contento, quindi le riarrangio per farle funzionare meglio per l'anno dopo, i sei mesi dopo, dandomi un piano di azione sul lungo periodo, mettendomi un goal raggiungibile. Per fare un esempio, parlando dell'anno 2017, che sono partito che ne avevo 1200 persone, il mio goal a marzo è stato quello, visti i primi dati del 2017, era voglio raggiungere 50.000 persone entro la fine dell'anno, e ha funzionato, ne ho raggiunte 65.000, una roba del genere. Wow. E il goal del 2018 è un altro, ma naturalmente è privato fin tanto che non arriviamo al 2019, insomma. E adesso sei, che è una cosa che tutti possono vedere, hai raggiunto da poco 100.000? 103.000 sono, sì, tipo una, wow, cosa del genere. Sì. Quindi 103.000, e parliamo di YouTube, raga, che YouTube è abbastanza... diciamo che non tutti riescono è la vera bestia, il vero boss, il vero, sì, è dove tra l'altro mi stava consigliando, naturalmente stavamo parlando, dove io ancora sono abbastanza carente, molto carente, e dovrei migliorare tanto, e quindi per questo 103.000 iscritti, che poi non è solo la questione dei numeri, ma anche
tutto ciò che c'è intorno, della community, della gente, sì, forse, che realmente... Forse il risultato è forse la punta dell'iceberg, poi tutte le cose che ci stanno dietro è il vero... Certo. Il background del canale YouTube è forse la parte più interessante per chi sta dietro, perché ci sono una valanga di cose che nessuno sa o si sanno in parte, che poi vanno a fare quel numero, che vanno a fare i video, eccetera, eccetera. Una cosa super interessante per la mia di community è che non conoscevi il Samus Vlog? No. E quindi fighissimo, e quindi vuol dire che devo ancora migliorare, cioè c'ho tante cose su cui devo migliorare, su cui devo spingere, anche perché se Mr. Nobody che fa video è ok, che è a un altro livello, ma se non conosce il Samus Vlog, raga, vuol dire che c'è ancora un bel po' da fare. Magari non sono il tuo target. Può essere. No, però dipende di quello che faccio, magari non è quello che guardo, è diverso. C'è una scusa, raga. Non è una scusa, è una spiegazione, un'ottima spiegazione. Però è vero. Sicuramente volete sapere un sacco di cose in più, ma... Devo scappare. È quello. A parte quello, ma soprattutto hai un canale con 800 miliardi di video, quindi la cosa migliore che possono fare è comunque andare a vedere, se vogliono sapere di più, sul tuo canale, scoprire di più. Il pubblico magari è un po' più interessato, nel senso che vuole scoprire qualcosa che in realtà sta al di dietro soltanto dei video, si possono andare a sentire i podcast, dove racconto un po' più di retroscena per quanto riguarda i progetti online in generale, molto più legato magari al mio o in generale a tutte le varie, tutto quello che sta al di dietro, dove tu intervisti altre persone, sì. Interessante, mettiamo il link anche del podcast. Basta che cercate Mr. MVD Podcast ovunque, lo trovate su Spotify, iTunes, ovunque, su 11 piattaforme. Perfetto. E vorrei chiudere con Mr. Nobody che ci dà un consiglio, che mi dà un consiglio. Trovate un sacco prima, però non lo so, uno è il pensare i video, dare un inizio, una storia e una conclusione, e il pianificare in generale per togliere meno lavoro a te. E l'essere molto 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 autocritici, nel senso di guardare quello che stai facendo, non sta funzionando, è colpa tua. Assolutamente, quello sempre. Non è colpa di YouTube, è colpa tua. Quello penso di aver fatto. Cioè, 20... tua, nel senso, colpa mia, colpa di. Sì. E di virare su. Continua a fare le mie cose, ma le faccio in una maniera diversa. Soluzioni piuttosto che scuse. Lì. Esatto, sì, non dare la colpa all'algoritmo di YouTube che non suggerisce i miei video, no, fanno schifo. Non fanno schifo, nel senso, o fanno schifo o non vanno bene. Assolutamente, sì. Sì, quindi, dato che era una cosa anche un po' improvvisata, siamo a 18 minuti, chissà cosa ne uscirà da questa cosa. Chiacchiera. Niente, volevo ringraziarti perché non è facile comunque, adesso faccio un po' di complimenti che però non sono scontati, però il fatto che quando hai quei numeri non è facile anche dire sì a tutto, devo incontrare chiunque. No, adesso che se sono libero e la... Bisogna anche differenziare la cosa, nel senso, se la proposta, nel senso, il tuo messaggio era: guarda, ascolta, sono qua a Nottingham, sono venuto qua per i cavoli miei, non che vieni solo per me, perché lì è un po' creepy la cosa, e faccio anche io video, mi piacerebbe fare una chiacchiera, ben volentieri, capito? Ma che sia a Milano, che sia a Nottingham, che sia in generale. Però sì, nel senso, dipende anche dall'altra parte, dalla persona che mi chiede, perché bisogna selezionare, cioè, della parte mia magari mi scrivono 99 persone a mezza giornata, certo. Chi selezionare, capito? Perché c'è quello buono, c'è quello che è un po' creepy, c'è un po'... Vi lascio tutti i link, grazie Mr. Nobody, mi ha fatto piacerissimo, alla prossima. Grazie a te. Vieni a Londra a trovarci? Può essere. Fa piacerissimo incontrare altri youtuber, avere consigli e prendere informazioni da persone che stanno facendo veramente bene nel settore. Niente, quindi grazie Mr. Nobody e noi continuiamo con il nostro weekend. Raga, come vi ho detto, oggi sposa il mio cuginetto e non devo filmare perché mi voglio godere la giornata. Ieri poi non ho filmato, finalmente poi è arrivata. È arrivata da Londra. Hai detto ciao? No, amore, non sono pronta. Ah, devi preparare anche per dire ciao? Sì. Niente. Buongiorno raga, è domenica. Ieri il matrimonio è stato fantastico. Non ho filmato perché mi volevo godere la giornata. Oggi invece è domenica, quindi ci riposiamo un po'. Andiamo a farci un giro per Derby o Nottingham. Sta arrivando il treno raga, weekend finito, si torna a Londra. E spero vi sia piaciuto questo episodio. Entro a Londra, c'è un bel po' da fare. Sarà una settimana molto impegnativa e un sacco di cose da raccontarvi. Nel frattempo è venerdì, è weekend, quindi uscite, divertitevi, uscite con i vostri amici, non bevete troppo, fate quello che volete come al solito. E noi ci vediamo al prossimo episodio del Samus Vlog. Buona!